Le ultime puntate di mercoledì. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi. Benvenuti. Oh raga, oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, oggi vi andrò a raccontare e spoilerare, se non avete visto ancora la serie, oddio, dopo tutto questo tempo, se ancora non l'avete vista, fatevi due domande. Se non l'avete vista, ve la racconto io, ve la spoilerò io, oppure se no piate, andatevela a vedere e poi andate a commentare qua sotto cosa ne pensate. Intanto iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la campanella, mettete like, commentate, fate tutte le cose che dovete fare. Sempre, dai, che oggi stiamo a parlare delle ultime puntate e chiudiamo questo capitolo, quindi ragazzi, dai. Quindi iniziamo subitissimo dal dire che la settima puntata si apre proprio nella maniera più tradizionale, nella maniera più consona possibile di mercoledì, cioè con un funerale, con il funerale del sindaco che è stato ucciso la volta scorsa, gli è stata tolta la canna del gas, che stava così col respiratore, che era stato attaccato dal goblin, gli è stata messa la canna del gas per respirare, gliel'ha tolta, che ancora non sappiamo chi. Quindi ci troviamo tutti quanti al funerale e a una certa mercoledì dice: ma questi omicidi di questi mostri, devo capire che cazzo è successo. E quindi inizia a guardare tutti con sospetto, cioè può essere stato lui, può essere stata lei, può essere stato lui, insomma guarda un po' tutti con sospetto e cerca di fare un po' di mente locale, diciamo. Vedi tipo un'ombra da lontano che inizia a scappare, lei rincorre questa ombra, questa persona, così a una certa non vede nessuno, gli piomba dal cielo, e questo chi è? È zio Fester, ragazzi, zio Fester, che ora capiremo perché. Quindi zio Fester dice: oh, hai visto, so tu zio, sto qua, ti sto tenendo d'occhio, so che stai avendo un po' di problemi, quindi ti sto tenendo d'occhio, sono venuto a trovarti, anche perché sto scappando dalla polizia, che ho un po' di impicci, così quindi mi serve un posto dove stare, quindi scusa di tenerla d'occhio, gli serve un posto dove stare perché sta scappando dalla polizia. E mercoledì gli spiega che lei sta indagando su sto mostro, su sta cosa che ammazza un po' di gente, e lui gli dice: vedi che questa non è un mostro normale, è un mostro che viene evocato, un mostro che viene comandato da un'altra persona, quindi sono due le persone ad andare a cercare, quindi la cosa si complica ulteriormente, diciamo. Quindi gli dice che c'è sta un diario dove viene detto tutto quanto, e quindi si mettono alla ricerca di sto diario, e lui gli dice: guarda che l'ultima volta che io ho visto sto diario, sto coso, stava dentro a una cassaforte di una cripta da scuola. Quindi vanno a questa cassaforte, mano lesta, inizia a girare la manopola così, riesce ad aprire la cassaforte, trova il libro dove viene tutto spiegato. Dice: sto mostro è un mostro che viene evocato da un'altra persona, e quindi sono complici due persone che fanno sta cosa. Benissimo. E oltre ad avere il dubbio sul suo amico, quello da scuola, che dice: secondo me sei tu, quindi inizia a capire anche, a vedere anche altre persone che possono essere, diciamo, coinvolte. Quindi seguendo questo amico, lui lo vede da lontano che va al suo rifugio, lo segue con lo zio Festa, con la moto muccata, bellissima la moto muccata, la voglio pure io la moto muccata, la voglio pure io quella. Comunque li seguono con questa moto muccata, diciamo, e vedono che questo amico va in macchina con la psicologa, quindi poi ha detto: quindi cazzo, allora sono loro, se io sono sicura che è lui il mostro, va in macchina con la psicologa,
Può essere qualsiasi cosa, però vabbè, vai in macchina da psicologo, sicuramente sarà lei. Quindi che succede? Che lei dopo un po' va da psicologa e dice: senti, io so tutto, so che tu sei quella che evoca sto mostro e mo te faccio incrimina. Quella è la psicologa invece dice: ma che cazzo stai a dire? Ma che te sei ammattita? Io non so niente di sta cosa. Tu vai, devi essere rinchiusa proprio nell'ospedale psichiatrico di matti. Quindi che fa? Mercoledì dice: senti, io so che sei tu, me do prima che mi arrestano. Quindi mercoledì se ne va. La psicologa, che succede? Che a una certa sente dei rumori dentro arcesso. Quindi dentro arcesso che succede? Sente sti rumori, apre arcesso e ci vede il mostro che prende e a sbrana. Quindi deduciamo che non possa essere lei quella coinvolta. Che allora effettivamente Sciave aveva ragione a dire: tu sei matto, vai rinchiusa. Quindi deduciamo che il mostro ha ucciso a quelli, quindi non è lei l'evocatrice, diciamo, perché il mostro è molto devoto a chi l'ha evocato, diciamo, quelli che lo comanda. Ma in tutto ciò c'è sta il barista che c'ha una cotta per mercoledì, quindi spezziamo un attimo questo argomento e il barista gli fa l'invito a mercoledì e dici: senti, ti faccio una serata, un appuntamento bello particolare che ti piacerà, vieni con me, gli la porta e la fa vedere che c'è sta tipo un picnic, gli fa tipo un picnic dentro a una cripta e gli fa vedere tipo un film di quelli tipo romantici così che a lei fanno schifo, quindi per lei è un horror, diciamo, e quindi passano la serata in sta maniera, stanno lì lì per scattare la lingua, sta lì lì per scattare la lingua, viene il padre che interrompe tutto e interrompe, dice: non voglio manco sapere che cazzo è stata a fa qua dentro, io me do, e quindi ha interrotto proprio la cosa, diciamo. Nel frattempo lei torna nella sua stanza, che trova Mano che è stata assassinata, cioè sta Mano col pugnale conficcato dentro, quindi sta lì che è quasi morta, si può dire che Mano è già stata morta, diciamo. Quindi Mano la mano morta è stata uccisa e cosata, diciamo. Quindi lei che fa? Mercoledì prende Mano, la porta da Ozio Fest, che è quello che credo, non so, che non l'abbia creata Mano, non lo so, vabbè, comunque vado a Zio Fese, dice: zio, fa qualcosa, salviamo Mano. Quindi lo zio che fa, siccome c'ha i superpoteri o zio dell'elettricità, gli passa l'elettricità attraverso il corpo, zio che fa, che mani prende, gli fa il coso, quell'elettricità, insomma, cerca di rianimarla, tanto fa, ci riesce a rianimarla. E Mano a una certa le dice: guarda, io non so chi è stato perché mi hanno colpito alle spalle, quindi manco Mano se gli può dare una mano. Quindi, però Mano è salva, stava lì lì. E morì. A una certa mercoledì dice: basta, me son rotta li coglioni, ora a questo qua da scuola o faccio arrestare, vaffanculo. Quindi che fa? Va nel suo covo, diciamo, e fa vedere che lui effettivamente dentro al suo covo tiene tutti i pezzi delle persone, cioè fa vedere, uno c'ha gli occhiali dell'amico che è stato assassinato dal mostro, l'altro c'ha la collana da psicologa, l'altro c'ha quattro coso delle quattro persone che è morta, quindi c'ha tipo tanti souvenir, diciamo. Quindi che succede? In quel momento che dici: guarda, ci stanno tutte queste prove, sei stato tu ad ammazzare, in quel momento, in collaborazione con la polizia, viene la polizia e lo arresta. E quindi lui se ne va direttamente in carcere, diciamo, nel carcere dello sceriffo, diciamo. Nel momento, tutta bella contenta che quello là è stato arrestato, mercoledì va a trovare l'amico suo barista che gli aveva fatto la serata e stava lì lì per scattare la lingua, stava lì lì, diciamo. Quindi va a trovare l'amico suo al bar e là dice: guarda, l'altra volta siamo stati interrotti, diciamo, e sono pronta ad essere anche più di un'amica, perché lui ha detto: voglio essere più di un amico, capiti? Capisci? Quindi a una certa lei gli piaceva pure sta situazione, quindi ha detto: so pronta a essere anche più di un'amica. Quindi che fa?
In quel momento, boom, scatta lingua, scatta erbacio. E quindi se vede che mercoledì è erbarista, se baciano e scoppia l'amore, interrotto da una visione che ha mercoledì. La visione è che si vede che sta la psicologa mentre viene uccisa, il mostro che si ritrasforma in persona e si scopre che nella visione il mostro è effettivamente erbarista, sì, erbarista, nella visione è erbarista. Marone, chi cazzo l'avrebbe mai detto? Però è ancora solo una visione. Però, da una certa, mercoledì, scioccata da questa visione, che fa? Prende, tutta spaventata, prende e scappa, e finisce così la settima puntata. Bella proprio sta cosa. E inizia così invece l'ottava puntata, con mercoledì che gli fa l'invito alla serata al barista. Dice: guarda, l'altra volta mi hai invitato tu, stavolta ti invito io alla stessa cripta. Lui va mercoledì, gli dice: guarda, secondo me il mostro sei tu, perché ho avuto una visione e dove dici che il mostro sei tu, dimmi la verità a questo qua. Dice: guarda, che cazzo stai a dire, stai di una cazzata, ma sei matta com'è, io tu mi piaci, sei baciati, te stia fa su una visione. Mercoledì dice: no, guarda, vieni con me dentro. Dice: guarda, io me do, perché me sta a rompere palle. Quindi lei invece dice: no, perché ci stanno pure gli amici di tutta la scuola, alcuni amici di tutta la scuola, tipo una decina ci stanno. E quindi lui viene ipnotizzato da Bianca, perché dice: guarda, vieni con noi, non rompe i coglioni. Bianca lo ipnotizza, lui va e si risveglia tutto incatenato. Dice: oh, che cazzo ma fa con tutte ste catene? Mercoledì dice: guarda, mo te faccio trasformare io una bestia. E si vede che inizia a pià le cose per l'elettroshock, i taser, inizia a pià i taser, gli dà una taserata qua. Gli altri dicono: guarda, tu mercoledì sei matta, io me do. Quindi se ne vanno tutti, sfancolano tutti, e si vede mercoledì con sti taser che sta bella pronta a teserarlo. Nel momento che mercoledì pia il martello per dargli una zaccagnata sulla testa per farlo trasformare, in quel momento entra la polizia, che è stata evidentemente seguita da polizia, è stata seguita nel frattempo. Quindi viene la polizia, la ferma, perché gli vede che sta con sto martellone pronta a dargli la zaccagnata, diciamo. Viene fermata mercoledì in polizia, viene fermata e dice: guarda, è lui tuo figlio è la bestia, così, perché ho avuto la visione. E quindi dice mercoledì: tu sei matta, a bestia, e quello là che ci hai aiutato tu, per questo non ti arresto solo per sto motivo, perché ci hai aiutato a mettere in galera quello. E quindi mercoledì dice: no, guarda, e lui a bestia, il poliziotto dice: amico di, vattene a fanculo, non rompe le palle. Nel momento che lei se ne sta andando, il figlio che stava per essere zaccagnato, diciamo, si avvicina a mercoledì e dice: mercoledì, hai visto? Hai perso. E mo te devo ammazzare. Insomma, in poche parole, confessa di essere lui la bestia. Mercoledì rimane così come una cetrone. Scherzo, l'unico che ho baciato e invece è una bestia così, e m'ha inculato di sta maniera. Quindi rimane così come una cetrone. Lui dice: guarda, ti ammazzerò, non hai idea di cosa ti succederà. Quindi mercoledì finisce che va via da cosa così, rimanendo come una cetrone, diciamo. E tornando in alloggio viene fermata da direttrice, che dice: mercoledì basta, hai rotto le coglioni, ora ti sei espulsa, te ne devi andare domani pomeriggio, te ne devi andare, va via da sta scuola, basta, c'hai rotto le palle. Quindi mercoledì inizia a fare valigie e trova amica sua che gli dice: effettivamente mercoledì ci mancherai, mi mancherai, scopriremo noi chi è la vera bestia, io te credo, scopriremo noi chi è la vera bestia, bah. E quindi va a trovare l'amico suo che custodisce le api e gli dice: guarda, io qua sera nell'esplosione non ho visto niente tranne degli stivali rossi. E lei dice: stivali rossi? Chi cazzo è che usi stivali rossi? Gli viene il lampo del genio, professoressa, quella qua roscia, che gli stivali rossi. Quindi dice: che cazzo è successo?
E quindi mercoledì va a casa di questa professoressa e dice: "Guarda, ho scoperto tutto, sei tu quella che ha evocato il mostro, che evoca il mostro." E quindi gli dice tutta la storia: "Sei tu che hai preso a Arbarista Tyler, si chiama, hai preso Arbarista Tyler, hai finto la tua morte, che sei tu", perché scopre pure che lei, quella Laurel di qua, famiglia, va ricordata nelle puntate precedenti, e hai finto la tua morte, te sei preso il lavoro qua a sta scuola come professoressa, ho scoperto tutto." A una certa dice: "Tu sei matta?" Si presenta Tyler dietro, il barista, e dice: "Guarda, sì, effettivamente gli fa accenno con la testa, sì, gli ho detto tutto." Quindi così lei crolla e dice: "Vabbè, c'hai ragione, è che è vero così." Quindi la professoressa si avvicina a Tyler, il barista, che è il mostro, diciamo, e dice: "Guarda, prendi a falla fuori, perché mi ha rotto le palle, diciamo. Quindi falla fuori e chiudile la bocca per sempre." E quello dice: "Guarda, non sono mai arrivata alla stazione per parte, perché se stava Tyler ad aspettare la stazione, invece io non ci sono mai arrivata." E invece in realtà questo Tyler non era altro che la direttrice, che la direttrice era una mutaforma. Avevamo avuto qualche sospetto in qualche puntata precedente, e quindi qua abbiamo la conferma: la direttrice si è tramutata in Tyler, e quindi ha ascoltato tutta la confessione da professoressa. E quindi la direttrice gli dice: "Guarda, meglio che falla finita qua, finiamola qua." E quella invece la professoressa dice: "Guarda, vaffanculo, te do a zaccagnata casiringa avvelenata." Gli dà una zaccagnata qua sul collo alla direttrice, e crolla così come una stronza. La direttrice muore così, si vede tutta che gli esce la schiuma dalla bocca, diciamo. E muore così la direttrice. È morta pure la direttrice, raga. Ma che cazzo? Quindi muore pure la direttrice. Nel momento che mercoledì corre per aiutare la direttrice, che può aiutare, sta morendo avvelenata, prende la professoressa, prende la pala e gli dà una zaccagnata qua sulla fronte. Mercoledì, e quelli mercoledì cade a terra e si risveglia tutta incatenata. Si vede tutta incatenata così. Mercoledì, che dice: "Guarda, tu sei la chiave per risvegliare Craxton, che è stato ucciso, quindi lo deve resuscitare. Per questo piava tutti i pezzi da gente morta così, proprio per resuscitarlo." Quindi che fa? Gli fa uscire sangue dalla mano a mercoledì, gli fa mettere sangue a mano insanguinata sopra bara dei Craxton. Quindi Craxton resuscita e si vede tutto sto fumo che esce da tomba dei Craxton, e si vede che sto Craxton resuscita. Questo resuscita e vede mercoledì e dice: "Oh, sei sempre tu", perché mercoledì era uguale alla sua antenata, diciamo. Quindi sei sempre tu. Esce Craxton resuscitato, pia un pugnale, gli dà una zaccagnata. Mercoledì oggi sta pia un botto di zaccagnate, gli dà una pugnalata suo stomaco a mercoledì, e mercoledì si vede che così cade di nuovo come una cetrone, diciamo, cade a terra come una cetrone. Viene in sogno, diciamo, c'ha la visione della sua antenata che dice: "Guarda, io mo entro nel tuo corpo e te guarisco, e così tu finisci sto lavoro, ammazzi, devi ammazzare Craxton." Quindi che succede? Che questa sua antenata, questo spirito ad antenata, entra nel corpo, si vede che entra nel corpo di mercoledì. Mercoledì guarisce tutto, tipo Wolverine, diciamo, guarisce tutta mercoledì dalla cosa, e corre verso a scuola, che c'è sta Craxton che entra a scuola, pia inizia col bastone magico, diciamo, inizia a dar fuoco a tutto quanto, a tutta la scuola, inizia ad ammazzare gente, inizia a dar fuoco a tutta la scuola. E quindi nel momento che mercoledì sta andando alla scuola, viene fermata dal barista, che da Tyler, che gli dice: "Mo t'ammazzo, mo so cazzi tua." Quindi si vede Tyler che si trasforma nella bestiona, una bestia si trasforma, e inizia così a pia mercoledì, a pia la zaccagnate, diciamo, non l'ammazza subito, la pia zaccagnate, ma viene salvata in quel momento dal licantropo, perché si vede l'amica sua distanza che finalmente riesce a trasformarsi in licantropo, diventa una
bestione esagerata, coi peli viola, coi peli rosa, diciamo. E quindi mercoledì riconosce all'amica sua, dice: oh, cazzo, sei tu, te sei riuscita a trasformare finalmente, ottimo tempismo. Quindi si vede anche che l'amica sua combatte, inizia sto combattimento contro il goblin, sto licantropo, se danno zaccagnate una all'altra, se zaccagnano. Nel frattempo mercoledì scappa e va a scuola. Nel frattempo loro invece che continuano a zaccagnare De Santa Ragiosa, gli danno di tutte e di cosa, e vince licantropo, vince, gli danno una zaccagnata a quello, o butta contro un albero così, all'argoblin, diciamo, e quindi a una certa ritorna normale. E il padre lo vede, dice: cazzo, allora sei tu che stai a rompere palle a tutti, stai a ammazzare a tutti. Quindi o riconosce il padre, dice: mannaggia la chicchio. E quindi mercoledì arriva a scuola e l'amica sua invece ritorna normale, quindi viene acclamata da tutti che sei riuscita a trasformare, brava brava che sei trasformata. E una certa mercoledì arriva la scuola, piano bello spadone, tipo quello dei Trunks, piano spadone così, e inizia sto combattimento contro Craxton resuscitato, diciamo. E quindi inizia sto combattimento contro Craxton, se pia pure una freccia nella spalla, perché è amico suo, è stato liberato da mano lesta che è guarita, quindi viene liberato l'amico suo che stava incatenato in prigione, diciamo. Quindi viene scatenato, l'amico suo gli lancia la freccia a Craxton. Craxton dice: vaffanculo, la magia, prende, gli butta contro. Mercoledì si pia pure la freccia da amico suo. Inizia sto combattimento così, Craxton gli spacca la spada col bastone. A mercoledì l'amica sua bianca, diciamo, quella che ipnotizza gente, pia con i pezzi da spada rimasta, gli dà una zaccagnata da dietro a quello, diciamo, a Craxton, e mercoledì con il restante della spada gli dà di nuovo azzaccagnata sul cuore, diciamo, gli sparagna tutta dentro, diciamo, a spada. E si vede che sto Craxton muore, diciamo, muore la seconda volta, si vede tutto piato dalle fiamme, che pia poco e va via tutto, e in quel momento proprio boom, si spengono tutte le fiamme, diciamo, tutte le fiamme da scuola si spengono, diciamo. E nel momento che tutta la scuola si è armata dalle fiamme, non ci stanno più, rientra in gioco la professoressa, quella che ha evocato il mostro con la pistola, e dice: mo mercoledì te faccio fuori io. E proprio in quel momento si vede che arriva tutto sciame delle api, comandate da amico di mercoledì, che comanda le api. Abbiamo scoperto il superpotere da amico suo, che comanda le api, un po' tipo Ant-Man, diciamo, che comanda gli insetti, lui comanda le api. Gli emana sto sciame di api a professoressa, si vede a professoressa che sta tutta ricoperta di api. E quindi mercoledì si ritorna dagli amici sua che stavano fuori, e vede l'amica sua di stanza tutta frascica di sangue dal combattimento con goblin. Ne dice: brava, me sei mancata. E se vede finalmente che mercoledì s'abbraccia con amica sua, oh, mercoledì si è ammorbidita, diciamo, e s'abbraccia con amica sua. Quindi ritornano tutti felici e contenti a scuola. Mercoledì comunque si sfancula da sola, diciamo, mercoledì se ne va da scuola, e si vede che dà gli addii a tutta un po' di gente così. Gli viene regalato anche un cellulare dall'amico suo, quello che all'inizio aveva accusato che non era la bestia lui. Viene questo qua, gli regala il telefono e dice: guarda, almeno tenemosi in contatto. Mercoledì se ne va da scuola e, stando in macchina, riceve dei messaggi su sto telefono che dice: guarda, io te seguo, gli arriva tutte le foto, immagini di mercoledì che mentre faceva le cose, che veniva spiata da questa persona. E mercoledì dice: guarda, finalmente il mio primo stalker, no, gli piace a lei, quindi il mio primo stalker. E che questo qua gli dice: prima o poi ti ammazzerò, diciamo. Quindi mercoledì dice: vabbè, finirà così. E quindi finisce così, che sta mercoledì si sfancula da sola, torna a casa sua, e che rivede sta cosa nuova qua dello stalker, diciamo. Vabbè, quindi io direi che do un bel voto a queste ultime due puntate, diciamo. Queste ultime due puntate li do un bel voto, 9,5. Sinceramente queste ultime due puntate hanno dato il massimo, con piene di
colpi di scena, trasformazioni, superpoteri. Mi è piaciuto 9 e mezzo, 9 e mezzo perché avrei voluto vedere un finale magari che diverso, che magari questo amico suo diceva: guarda, tu mi piaci, e scattava il limone pure con lui, invece. No, non troppo sdolcinato, non, infatti non, però vabbè, resto così sul 9 e mezzo. Voto generale della serie, un bel 8 e mezzo. 8 e mezzo della serie, ci sta, ragazzi. E quindi finisce così sta situazione. Voi ragazzi, che vedevo, l'avete vista voi la serie? L'avete vista? Cosa ne pensate? Siete d'accordo con me con quei voti che ho dato io? Oppure no? Scrivetelo qua sotto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, ragazzi. Noi invece ci vediamo a un prossimo video di venerdì, che parlerò di nuovo di qualcosa sul Natale. Ok, ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale. Sciocali!